Donna dei Due Mari è l'evento principe o comunque uno degli eventi principi dell'estate leporanese, un modo per omaggiare quelle donne che per il loro impegno si sono distinte nell'ambito del territorio ionico, promuovendone la crescita. E quindi Leporano è arrivata alla 11ª edizione di questo riconoscimento, di questo ambito premio, una parte in cui verranno premiate 8 eccellenze femminili e poi il momento dello spettacolo, delle sfilate, insomma l'arte in senso ampio, arte musicale, arte che si unisce appunto alla premiazione, al riconoscimento delle eccellenze femminili. E allora partiamo con Donna dei Due Mari. Preambolo molto spediti e soprattutto perché vogliamo dare spazio a tutti. Siamo in una serata fortunatamente fresca e quindi godiamole. Eccoci ora con il sindaco di Leporano, l'avvocato Angelo D'Abramo, premio Donna dei Due Mari, è ormai un appuntamento chiave fisso dell'estate leporanese, un momento attraverso il quale l'amministrazione comunale intende mettere in evidenza il ruolo fondamentale della donna in tanti settori, nell'ottica appunto di promuovere, di far crescere il territorio. E anche quest'anno Donna dei Due Mari viene celebrata qui a Leporano, è una bellissima manifestazione che mette in evidenza perché sono le peculiarità e le eccellenze del campo femminile, quindi noi siamo ben lieti e contenti di ospitare questa manifestazione che pone in evidenza i vari aspetti sia nel campo imprenditoriale che nel campo etico e in altri campi della donna, quindi è bene premiare queste eccellenze che noi abbiamo sul territorio. Una donna protagonista in settori chiave, in settori nevralgici, proprio nel tessuto socio-economico del territorio. Beh, una valorizzazione della donna sul territorio alla quale noi ci teniamo, siamo molto attenti. Anche nell'ambito del nostro contesto abbiamo cercato sempre di valorizzare la donna, anche nel contesto comunale, in altri contesti abbiamo la presenza del professionale anche delle donne e quindi questo non ci può fare che piacere. Eccoci ora con Floriana Brunelli, organizzatrice degli eventi, per quanto riguarda proprio gli aspetti relativi allo spettacolo. Una grande, stasera è il giorno della festa, una grande partecipazione di nuove leve. Dicevo, oggi è il giorno in cui si vede il piatto bello e pronto, ma c'è tanto lavoro, tanta preparazione, tanta professionalità alle spalle. Oggi è il coronamento di questi sforzi. Sì, certo, ovviamente come tutte le cose di spettacolo hanno una grande parte organizzativa, quindi sono da mesi che noi prepariamo questo spettacolo, quindi dal punto di vista artistico vedremo su questo palco diversi talenti, tra cui ballerini, cantanti, cabarettisti, bambine anche di 4 anni che balleranno, delle ragazze che presenteranno dei singoli che sono degli inediti, insomma un momento assolutamente artistico, e non mancherà anche la moda, perché ovviamente ci sarà una parte dedicata completamente alla moda, dove ci saranno 30 finaliste che si contenderanno il titolo di Lady Miss, quindi diciamo un fermento di talenti che sono solo in attesa di iniziare. Sì, l'amministrazione, innanzitutto buonasera a tutti e grazie di essere venuti qui questa sera. L'amministrazione comunale ha voluto proprio considerare questa opportunità di premiare e dare un riconoscimento alle donne del territorio, perché le donne sono il motore della vita, diciamo, e fondamentalmente abbiamo voluto premiare sia le donne che sono impegnate nell'imprenditoria, ma anche nella creatività, nell'etico sociale, e questa commissione guidata poi da te si è riunita per poter scegliere. La dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco di Leporano, nonché assessore alla comunicazione istituzionale e agli spettacoli, una donna, un'amministratrice che premia altre donne. E il premio Donna dei Due Mari è fortemente voluta dall'amministrazione, sottolineo il valore di una donna amministratrice che riconosce tanti meriti alle colleghe donne.
Sì, bisogna riconoscere alle donne del territorio i propri talenti. Qui abbiamo un talento tarantino che, non, oltre a essere una mia cara amica, Monica Gioffreda, è una donna che attraverso la creatività è il massimo, rappresenta secondo me Taranto, perché la conoscono tutti, è la perla, secondo me la perla di Taranto. E poi abbiamo tante altre professionalità, ad esempio per l'imprenditoria locale abbiamo Maria Rosaria Ferrantino, abbiamo individuato anche Antonella Carusi come Cantini De Quarto. Per quanto riguarda il premio etico sociale, la signora Taurino. Diciamo che tutte queste eccellenze sono... Nicla Pastore per il settore comunicazione e media. Volevo dire per queste sono, diciamo, prettamente di Leporano. Poi per quanto riguarda Taranto abbiamo la nostra referente per quanto riguarda la comunicazione istituzionale, che è la dottoressa Nicla Pastore, che si è distinta in questi anni soprattutto sul Leporano, perché ha lavorato tanto, e noi, la Commissione, ha voluto proprio considerare questa opportunità di dargli questo riconoscimento. Insieme alla premiazione, il momento dello spettacolo, il momento delle sfilate, il momento del balletto, il momento della musica. Sì, perché la serata si svolge in due momenti. Il primo momento è quello istituzionale del premio, dove daremo i premi, e nel secondo momento invece c'è il vero e proprio spettacolo. Spettacolo dove ci sarà moda, c'è anche la presenza di un balletto di Grease che quest'anno compie 40 anni, ma soprattutto anche la presenza questa sera di un comico di Zenig Lab. Monica Gioffreda, stile e creatività al femminile, è questo il settore per il quale riceve il premio Donna dei Due Mari, una creatività tipicamente femminile volta appunto in un ambito imprenditoriale di sviluppo del territorio. Sì, io mi occupo di eventi, matrimoni, e a Leporano sono partita tanti anni fa con l'organizzazione di Miss Leporano e l'eleganza in passerella, per cui per me è un grande piacere ritornare in questo paese e essere premiata in questa manifestazione che ormai è la sua 11ª edizione, perché il mio inizio parte proprio da questo paese, quindi sono contenta questa sera di essere qui, di avere questo riconoscimento in un paese che ormai è diventato un centro di attrazione. Un punto di riferimento dell'estate, della provincia ionica e non solo. Condivido pienamente, perché si può dire che è uno di quei paesi in cui se vuoi trascorrere una serata ad ascoltare buona musica o ad assistere a un evento diciamo di moda e spettacolo, sicuramente c'è un calendario che offre grandi opportunità. Questa sera vedremo, oltre che delle premiazioni, anche delle belle sfilate. Valore della comunicazione. Leggiamo la motivazione per cui Nicla Pastore, la dottoressa Nicla Pastore, è stata insignita del premio Eccellenza Donna Media e Comunicazione 2018 per aver saputo confermare nel tempo, con costanza e professionalità esemplare, quello che è il talento di una donna nata per comunicare alla gente per la gente. Un applauso. E allora, e iniziamo la conoscenza delle donne premiate dalla dottoressa Nicla Pastore, premiata per il settore media e comunicazione. Con Nicla ci conosciamo, tantissime iniziative culturali sul territorio, anche qui in quel di Leporano. Beh, un momento di soddisfazione perché si vede premiato un impegno professionale, giornalistico, evidentemente con una valenza sociale nell'ottica di contributo alla crescita del territorio.
Bene, è proprio così, insomma, l'emozione ovviamente è tanta perché il conferimento di un riconoscimento di questo tipo, poi donna dei due mari, quindi il riferimento chiaro anche al nostro territorio, all'identità del nostro territorio, va a caricare, ripeto, di ulteriore responsabilità. Poi insomma è anche fa specie il fatto di stare dall'altra parte, perché in genere insomma tu sai bene, siamo abituati a coordinare queste manifestazioni, quindi essere ospite insieme a tante illustri signore che rappresentano in maniera egregia il territorio, ognuna dalla propria postazione evidentemente. Bene, un evento di fine agosto che sicuramente va a caratterizzare il cartellone estivo di Leporano, ma non solo, io direi di tutto il nostro territorio. Quindi grande emozione, ringrazio soprattutto chi ha inteso individuare nella mia persona, appunto per il settore media e comunicazione, questo importante riconoscimento. Auguri e in bocca al lupo. Crepi il lupo. Partiamo innanzitutto dalla dottoressa Maria Rosalia Ferrantino, imprenditrice, a cui viene a essere riconosciuto il premio Eccellenza Donna Imprenditoria al Femminile con la seguente motivazione: per aver saputo investire in un territorio, quello leporanese, partendo dalla propria passione per la moda, come scelta di cuore e come espressione dell'unicità di ogni donna, come unico sa essere il territorio leporanese. Un applauso. Maria Rosaria Ferrantino, premiata per il settore imprenditoria al femminile. Lei è una imprenditrice che opera nel settore dell'abbigliamento. E allora le difficoltà e le soddisfazioni di una imprenditrice donna? Le difficoltà vengono superate dall'emozione, dalla bellezza di fare il mio lavoro ogni giorno in questo territorio, in quanto amando la moda cerco di rendere uniche ogni giorno le donne che entrano nella nostra boutique. La soddisfazione di essere premiata qui a Leporano, il riconoscimento in loco di una attività quotidiana. Sono molto onorata, contentissima di ricevere questo premio. Abbiamo, come dicevo prima, abbiamo individuato con il sindaco le due eccellenze del territorio per l'imprenditoria, Maria Rosaria Ferrantino e le Cantine dei Quarti. Siamo orgogliosi di averli sul nostro territorio. E allora consegniamo fisicamente il premio realizzato dalla legatoria Alpa di Aldo Stagno, e vorrei che una delle due, c'è anche la fotografia ufficiale, attenzione, ci mettiamo poi alla fine tutti insieme. Imprenditoria e sviluppo del territorio, due donne in rappresentanza della cantina De Quarto. Parliamo appunto di Antonella De Quarto e di Roberta De Quarto, un settore strategico, quello ovviamente relativo alla produzione vinicola, ma un settore fortemente legato al territorio. Una donna voi donne, come riuscite a gestire un settore che è nato prettamente al maschile? Parlo per origine storica.
Allora, noi seguiamo tutto sommato le orme, mio marito che ci guida soprattutto, però noi lavoriamo molto nel settore, nella promozione dei nostri vini direttamente, quindi anche nell'organizzare degli eventi legati soprattutto con il nostro territorio. Antonella De Quarto, che è la figlia, l'erede al trono, diciamo, quindi la presente generazione, le nuove leve al comando o comunque che si apprestano a gestire un'azienda. Sì, infatti noi raccogliamo un'eredità di diverse generazioni di produzione nel settore vitivinicolo e appunto cercando di dare un nuovo taglio innovativo e il nostro apporto appunto di donne e di nuove generazioni nella promozione sul territorio, nella valorizzazione di tutta la nostra storia. Everybody's kyle, everybody's kyle, everybody's kyle, everybody's kyle, Premio Antonello De Mari 2018, settore, mettiamoci al centro, settore etica e sociale, viene essere conferito appunto all'insegnante Rosa Torrino con la seguente motivazione: per aver reso il suo impegno a favore della comunità nel sociale come docente, forgiando intere generazioni di fanciulli, e per l'impegno a favore dello sviluppo di progetti di crescita concreta del proprio territorio di appartenenza, ovvero Leporano. Un applauso. Rosa Taurino, premiata per la categoria etica e sociale, lei è una insegnante, e allora partendo dall'insegnamento, la crescita e la formazione delle nuove generazioni, soprattutto sotto l'aspetto etico e morale. Non è stato facile perché tutta quanta la società non sempre risponde a quelli che sono anche dei valori a cui noi facciamo riferimento come scuola, ma quando c'è sinergia tra scuola e famiglia i risultati si notano, si vedono, quindi c'è un cambiamento nella conduzione scolastica, però è necessario l'amore, con l'amore si riesce, e la dedizione si riesce a rimuovere anche le difficoltà che senz'altro si trovano. I giovani di ieri e i giovani di oggi, le differenze? I giovani di ieri diciamo erano più predisposti all'ascolto, più predisposti anche a seguire le indicazioni. Adesso bisogna arrivare a suscitare l'interesse e il colloquio diverso con loro. Abbiamo voluto riconoscere quindi una menzione speciale ad una giovanissima atleta, la signorina Benedetta Pilato. Eccola qui, velocissima. Allora, signorina Pilato, in questo caso io voglio subito sviluppare una motivazione, perché tra poco vedremo qualcosa. Per aver affermato con risultati raggiunti nella dimensione agonistica il valore dello sport come crescita evolutiva ed essere per questo risultata esempio di virtù per le nuove generazioni. 1, 10 e 39, Benedetta Pilato, nuotatori pugliesi, si è confermato record italiano dei 100 rana categoria ragazzi. Confermato Benedetta Pilato, nuotatori pugliesi, 1, 10 e 39. Dopo 10 anni viene migliorato il record di... E facciamo un grande, grandissimo applauso a questa eccellenza, a questa grandissima
nuotatrice. Benedetta Pilato, premiata per il valore sportivo, nuotatrice, una figlia di questo territorio che viene premiata. Parliamo della tua attività sportivo-agonistica, dei risultati raggiunti. Sono molto felice di essere qui stasera e dei risultati raggiunti quest'anno sono stata molto contenta e ovviamente spero di continuare così anche nelle prossime stagioni. Sono stati dei risultati che non mi aspettavo, soprattutto quelli più importanti, ad esempio il terzo posto agli assoluti a Riccione, e sono molto contenta comunque di come è andata questa stagione. Nella tua terra premiata tra i tuoi concittadini. È veramente un onore essere qui, anche perché non mi aspettavo questo premio, perché non ho mai partecipato a questa manifestazione. È tutto per questo Polifemo Summer, per un Polifemo dedicato agli eventi che riguardano la provincia ionica, un modo per far crescere il nostro territorio. L'appuntamento per venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del Digitale Terrestre, viva la Puglia Channel, e sul bouquet Sky, canale 879, viva l'Italia Channel. Che dire, Polifemo, l'informazione libera del nostro territorio. Buonasera.